Buongiorno! Sto aspettando Matteo che mi venga a prendere per fare colazione insieme e fare un po' di giri, ovviamente è domenica. E niente, mi sono già truccata. Questo è il mio look. E vi faccio vedere come sono vestita. Top, panta e scarpettina col tacco. Buongiorno. Matteo è sconvolto perché ieri era addio al celibato. Era un addio al celibato e quindi poverino ha dormito pochissimo. Però la domenica è domenica, siamo intransigenti. Vabbè. Adesso andiamo a fare colazione in un posto fighissimo, se è aperto, spero sia aperto. E vi porto con me, con noi. E praticamente in questo posto fanno pancake piuttosto che le bowl, quelle con lo yogurt, la frutta secca e uova strapazzate, cioè cose un po' all'americana barra inglese. E noi siamo carichi, io adoro i pancake. Orsetto e delle compagne. Com'è stata questa colazione? Buona, buona. Buonissimo. È top. Super consigliato. Per chi è del posto, ma credo che lo conoscano già tutti. Imola fior di pane. Buonissimo. Fanno anche delle torte bellissime. Per il mio compleanno, ricordiamocelo. Ho ripreso le forze, le energie. Insomma, è una faccia un po' devastata. Vedremo che cosa fare in giornata. Stavamo pensando settembre. Per me settembre è come gennaio, cioè riparte l'anno, è vero? Sono stata assegnata dall'inizio delle scuole e quindi per me è come gennaio, riparte tutto, buoni propositi, cose da iniziare, riprendere in mano un po' le sane abitudini e ripartire. Poi non è che noi adesso tutte le domeniche poi usciamo così, andiamo, però cavolo è domenica, tutta la settimana lavoriamo tanto. Siamo appena parcheggiati dove? Alla Coop, cioè in un centro commerciale. In un centro commerciale. Faremo un girettino e poi vediamo, perché forse per questo pomeriggio abbiamo un'idea particolare. Ok, dopo aver pranzato con la nostra solita poké della domenica, ritorniamo a casa perché Matteo è troppo troppo stanco. In realtà avevamo diversi progetti per oggi che sarebbe stato bello riprendere e fare. Volevamo o andare a fare un giro in centro a Bologna, o andare in una spa, qui vicino ce ne sono diverse, quindi stare un po' in relax, o andare a una festa, una sagra barra festa che c'è qui vicino a noi, che è a Castel San Pietro.
vedo farla per la prima volta, però quella c'è anche stasera, quindi nel caso si può fare. E adesso andiamo a dormire. Va a dormire, io registrerò un video, mi sa. Intanto che lui si fa qualche ora in più di sonno, ma ci sta. Non voglio che domani lui riparta, che è già stanco di lunedì, non può. Non può, non può, non può. Cambio d'outfit per me. Matteo è sempre ridotto peggio, anche se l'ho lasciato dormire ben 4 ore e sono le 5. Alla fine abbiamo deciso di andare alla festa della carrera a Castel San Pietro, sperando di trovare posto e di vedere qualcosa. Praticamente la festa della carrera è diciamo una gara che c'è a Castel San Pietro di queste macchinine che costano un sacco di soldi, che si sfidano, sono spinte, dentro la macchinina ovviamente c'è il pilota e sono spinte da gli spingitori, appunto, che corrono, poveretti, e che si allenano tutto l'anno per questa gara. E che altro dire della carrera? Niente, fondamentalmente questo per i castellani, la carrera è un must, quindi se passate da Castel San Pietro mai parlare male della carrera, mai, consiglio se volete rimanere vivi. Ci sono diversi team, credo tipo 12, da pochi anni c'è anche la carrera femminile, quindi andiamo a vedere qualcosa. In paese tra l'altro ci dovrebbero essere delle bancarelle, degli stand, cose così, quindi io cercherò di filmare il più possibile e di portarvi a questa festa insieme a noi. Ci sono anche dalla terza fila indietro, ma per divertirsi, perché questo è la carriera, divertimento, socialità. Il team della carriera rosa. In questo momento nel primo posto, lasciamo libera la strada per cortesia per il rientro delle tutte. Attenzione, che arrivano da su, guardate sempre a sinistra quando pensate. Vedete che viaggiano verso la Montagnola con la Venere al suo fianco, la Venere alla curva, con un passo chiaramente la sta sfruttando tutta la curva sulla destra per loro. Attenzione qua, i cambi per cortesia. Venere che si riporta sulla destra, Cavedere che vanno a prendere la sinistra, stiamo fuori dal percorso che stanno tenendo in lato, Venere che passa in testa al primo giro, Cavedere che non molano di un metro, stanno arrivando le Jacche, attenzione dietro. Passaggio in terza posizione per le Jacche, mentre la Venere è riuscita a riprendere il lato destro con qualche metro di vantaggio in più questa volta. Le Cavedere stanno però riavvicinandosi in questo tratto, il tiro e molla continuo in questo percorso che fa la vittoria Venere, per la Venere che stringe tutta la curva, questa volta stringe anche la pilota delle Cavedere e sfrutta il percorso più corto. Adesso proveranno nella fase di discesa a riportarsi sotto. Sono un po' di più in questo secondo giro i metri di vantaggio che hanno preso. Viaggiano verso la Montagnola con la mala che prende qualche metro di vantaggio in forza. Ci si mette subito in coda, attenzione al rientro degli spingitori. Che fa la vittoria Veneto per la mora, forse in seconda posizione, in terza, si infila il Coyote e mantiene la sua quinta posizione. Sendero per il momento con l'ordine di partenza. Quinta posizione. Ed terza posizione.
Martin, quarta posizione, mentre viaggia da certissimo del filo e al vento e si affiancano alla pelota per il passaggio, transito anche a Tiziano che abbiamo ancora la volta il 10 Emilia, al transito il 10 20 settembre. Arrivano di nuovo in Montagnola con la mora che affronta già ormai la bassa. Noi seguiamo questo derby tra Coyote, Orbecco e Tantino, andiamo a controllare la bassa adesso per cortesia. Andiamo alla curva delle Corriere, ormai qua. Vista la carriera, per la prima volta sia per me che per lui, sono ormai più di 60 anni che la fanno. E per chi fosse vicino alle nostre zone, venitela a vedere a Castel San Pietro nel mese di settembre. Tutto il mese di settembre in realtà il castello è in festa, quindi è stata carina, dai! A me è piaciuta tanto. Abbiamo beccato anche l'orario giusto, così è stata anche abbastanza veloce, diciamo. Prima le donne e poi gli uomini. È una gara che è molto sentita, ecco, per i castellani. Adesso torniamo a casa mia e si mangia. Che cosa? Pizza! Oh, guardate il tramonto! Golden hour! Pizza con tutta la family! Yes! Ciao! Ti presenti? Lo dici chi sei? Chi sei Spray? Il mio principe azzurro? Sei Spray, il mio principe azzurro! Babbo, sei nel mio video di YouTube. Saluta i miei 18 iscritti. Ciao. È giunta l'ora, ragazzi, di premere questo tasto rosso. E di lasciarci andare questa domenica sera a un po' di Netflix. Se va, se carica. Speriamo. E approfittiamo per salutarvi, augurarvi buona serata se state vedendo questo video la sera. E grazie di aver passato una domenica con noi. Esatto. Ciao! Ciao! Spoiler, è partito Netflix.